Namaste! Ben ritrovati a tutti. Oggi facciamo un training, un bel allenamento per aiutare a produrre il calcio, sia stimolare un po' la produzione del calcio nelle ossa. Allora, per quanto riguarda la produzione di calcio, ovviamente è molto utile uno stile di vita ovviamente sano, un'alimentazione completa, che l'intestino funzioni meglio, è un discorso molto lungo. Però per quanto riguarda la parte degli esercizi, è utile stimolare i tendini con esercizi a catena cinetica chiusa, quindi sull'impatto, sul duro, esempio la corsa o comunque tutte le attività che stimolano proprio a sobbalzare, a rimbalzare, aiutano tanto. Chiaramente non tutti possono saltare, sia per problemi di schiena, sia per quanto riguarda l'età, la debolezza articolare, eccetera. Per cui farò degli esercizi che sono adatti a tutti, anche a chi non può fare salti. Quindi li faremo a impatto, ma senza esagerare. Chiaramente chi è un po' più allenato può aumentare l'intensità e quindi, anziché ad esempio marciare, può fare la corsa sul posto, che è ancora più efficace per la produzione del calcio. Catena cinetica chiusa, cioè su un piano d'appoggio duro, e non ad esempio il nuoto, cioè gli sport in sospensione sui teli o sull'acqua, così stimolano molto meno la produzione del calcio, mentre sull'impatto questo funziona di più. Altro piccolo consiglio, altra chicca che voglio darti: finché c'è il sole, prendi anche un po' di sole, perché questo aiuta a produrre la vitamina D. Sai che la vitamina D e il calcio sono sempre insieme, quindi è utile anche assorbire i raggi solari anche per il buon umore. E questo è un discorso un po' più lungo, però insomma aiuta anche gli ormoni della gioia. Adesso intanto quindi cominciamo a fare questo training con la camminata sul posto, una bella camminata con energia, muovendo braccia e gambe in modo alternato. Respira in modo cadenzato, quindi trova il tuo ritmo, e se ce la fai aumenta un po' l'intensità sollevando anche le ginocchia un po' di più, ognuno sempre in base al proprio ritmo, alle proprie possibilità. Ti ricordo che nella mia playlist, sotto playlist, se sei iscritto al canale, trovi tutte le raccolte di video che ho registrato per te, trovi quella esercizi cardio. Tutti gli esercizi cardio sono utili per la produzione di calcio, perché li ho registrati tutti sul duro, quindi sul pavimento, sul terrazzo, comunque sono tutti esercizi che aiutano. Ora da qua andiamo a fare dei piegamenti sulle gambe, partendo da questa posizione e divaricando un po' la gamba. Quindi da qua apri, pieghi e ritorni, apri, pieghi e ritorni, e 1, 2 e vai, 1 e 2, ancora 1, sempre con la schiena bella piatta, 4, 3, soffia, 2, soffio, 1 e di nuovo marcia sul posto. Respira, adesso già il fiato dovrebbe sentirsi un pochino, quindi cerca di respirare in modo cadenzato, ad esempio 2 passi inspiro, 2 passi espiro, come quando si corre, no? Che trovi il tuo ritmo per cosiddetto spezzare il fiato, per trovare il tuo ritmo anche respiratorio. Adesso andremo a fare gli affondi e li faremo facendo il passo indietro, sempre per il discorso di proteggere la schiena, usando gli addominali. Quindi un passo indietro, affondo, torno avanti, uso l'addome, inspiro, altro passo, espiro su. Vai, vai, ancora 4. Ovviamente il ritmo lo puoi modificare in base alle tue possibilità. E di nuovo marcia sul posto. Per questo non mettiamo un ritmo fisso, Ognuno deve trovare il proprio ritmo. Quindi non c'è uno schema obbligato. Non stiamo facendo una coreografia musicale o un balletto, ma stiamo cercando di
rendere gli esercizi funzionali ognuno al proprio corpo, al proprio grado di allenamento, alle proprie possibilità. Ora andiamo a fare le torsioni con il gomito verso il ginocchio opposto, quindi coinvolgiamo anche gli obliqui dell'addome e soffio sempre con la schiena dritta che ruota di lato. Vai gli ultimi quattro, forza e coraggio. E poi di nuovo la marcia sul posto. Ok, adesso andremo a fare ancora le aperture laterali con la gamba in estensione, quindi come all'inizio però apro, tocco solo con la punta del piede, tocco e ritorno, hop, e là. E vai, adesso ancora 4 e ancora poi la marcia sul posto. E mentre fai la marcia sul posto facciamo un po' anche le braccia su e giù, come a tirare giù qualcosa dall'alto, quindi muovi anche le dita delle mani. Ora andremo a fare un'ultima parte per anche le braccia. Chiaramente se fatichi con questa parte ti do una modifica da fare, perché andremo anche un attimo a terra. 2 1 braccia giù, andiamo giù, appoggia le mani, le gambe, op, piego, estendo le braccia. Se fai fatica ovviamente scendi un po' meno, porta le mani un po' più avanti come vuoi, o metti un cuscino sotto le ginocchia se fatichi con le ginocchia per terra. E poi di nuovo cammino in avanti con i piedi, appoggio le mani, ritorno su e ancora marcia sul posto. Questo schema per le braccia lo puoi ripetere altre volte oppure continuare con un altro dei miei video cardio, così completi una bella routine di stimolazione della produzione di calcio per le tue ossa. Un bel inspiro, espiro, bravissimo, sei seguito fino qua, già hai messo in movimento un bel pochino di energia. Ricorda che comunque anche la camminata all'aperto aiuta anche questa, quindi fai i miei esercizi ma cammina sempre un po' anche nella natura, prendendo un po' di sole se puoi. Ti consiglio di leggere sempre le istruzioni sotto a ogni video e di continuare a seguire il mio canale in questa bellissima community che ci aiuta a sentirci insieme e uniti. Namaste, buona prosecuzione.